Ed ecco le squadre che stanno scendendo sul terreno di gioco del Palla di Vittorio. Gentili amici, alla visione di Tele Galileo. Inizia il campionato 2016-2017 qui alla Palla di Vittorio. È il Breganze che appoggia dietro il pallone per la Tardelli, che va al rilancio in avanti, pallone intercettato dalla Corin Pasquale, che è reduce da un infortunio che l'ha tenuta nella scorsa stagione lontano dal terreno di gioco per diversi mesi. E Neca che si incarica della battuta dell'angolo, sistema il pallone, scambia con Taina Santos che va subito all'attiro, ma la palla va a terminare direttamente sul fondo. Partita abbastanza equilibrata, anche se il predominio di Rodiale è per la formazione rosso-verde. Numero della Taina dos Santos, la respinta della Tardelli, ancora con la Pereira che appoggia per la Prando. Pallone per la Navarro, recupera la Presto. Tardelli esce e mette in fallo laterale. Neca all'indietro per la Santos, il tiro, la parata in due tempi della Tardelli. Brava Taina Santos, palla per Neca, Taina Santos, Neca, il tiro, il palo e poi palla che viene deviata. Batte il tiro poi di Garcia e Gatto Tardelli va a mettere ancora in angolo. Questa volta interviene Garcia, appoggia per Taina Santos, verticalizzazione, gran palla per Corin Pasquale, la Tardelli in uscita. Ma Garcia va direttamente a porta. Intanto c'è il fallo della Bisognin che viene anche ammonita. Riparte il Breganze, Prando va alla tiro, ma c'è la sirena che mette fine al primo tempo sul punteggio di 0-0. Si è ripresa a giocare con la Tardelli, che dà in avanti un pallone intercettato dalla Taina, palla per la numero 11 Pinto, che a tu per tu con Mascia riesce a farsi respingere il pallone. Navarro, palla ancora giocata all'indietro, ha regalato il pallone alla Neca. Neca e la Tardelli in uscita intercetta il pallone calciato da Neca. Pallone recuperato comunque. Garcia, Taina dos Santos in mezzo, ancora la Tardelli protagonista. Coppari, Bisognin tenta l'affondo, glielo impedisce il numero 15, Rocha, ammonita anche la Bisognin, espulsa la Bisognin, espulsa la Bisognin, comportamento un po' da censurare questo dell'arbitro, che fino adesso ha ammonito solo e soltanto le ragazze in rosso-verde. Pinto ancora per la Prando, scambio tra le due, Pinto-Prando, palla in profondità e c'è il gol purtroppo della formazione delle Breganze, realizzato dalla Rocha, la numero 15 Rocha è andata in gol fortunosamente. Per la Coppari, Coppari per Pasquale, Pasquale allarga, pallone per Garcia, ancora un palo, Pasquale, Garcia, palla per la grande conclusione di Taina Santos. La palla torna quindi alla Breganze, palla in profondità, esce Mascia con un pizzico di ritardo, pallone recuperato da Pasquale e dalla però. Pallone per Santos, palla sul sinistro, il tiro, pallone che va a terminare in rete e c'è il gran gol di Taina Santos. Gentili amici, alla visione di Tele Galileo, gran gol di sinistro della numero 12 rosso-verde, Taina Santos che va a festeggiare così il gol del pareggio. Coppari tenta l'affondo, Coppari va a rimettere in mezzo un pallone intercettato dal numero 4 che poi mette in fallo laterale. Siamo stati sempre un po' degli ammiratori. Intanto ancora Taina Santos, ancora un palo, è il terzo palo, il terzo palo che salva la Tardelli. Pallone giocato per la Coppari, il destro alto, alto, alto,
si porta il pallone fuori dell'area di rigore, palla in avanti, questa volta palla in avanti, pallone per Neca, può andare Neca, il sinistro, fuori il tiro di Neca, pallone giocato per Pasquale, il tiro sul fondo e c'è il fischio finale, termina in parità il primo incontro della stagione 2016-2017, 1-1 in vantaggio con Rocia la formazione del Breganze, il pareggio con un gran gol di Taina Santos, 1-1, ma dobbiamo dire è un punteggio che va stretto alla formazione di Pellegrini perché ha colpito tre pali la squadra del presidente Basile e il gol che ha subito l'ha subito in inferiorità numerica per l'espulsione di una sua giocatrice.